eccolo lì. Bene, dunque il titolo è noto, il numero è la... Allora, Milano Senago, 12 aprile 2008. Il titolo di questa lezione è il seguente. Il numero e la cifra. Come e perché il cretinismo è escatologico e come e perché la paura non fa 90. Allora, chi ha qualche domanda? Ah, ecco, c'è Daniela che freme. No, no, lei ha una questione importante, mi ha detto una cosa. Sì. Eppure quella è una questione... Passiamo a Daniela. Sì. No, non saprei proprio come... Cioè, mi sembra proprio simpatica, no? Ecco. Quindi non è caso di enunciarla. Allora, qual è la questione che invece enunciamo? Non so cosa dire intorno a questo titolo. Allora, le... No, no. Cioè, diceva che non riesco a... questo momento no, magari tra poco. Okay. Ecco, sì, per ora c'è l'aspetto cerebrale che prevale. Allora, sentiamo... Maestro, che è finalmente ritornato, bentornato. Bentrovati. Allora. Paura del successo, paura della grandezza. Come mai fa freddo? Ah, ecco, quello era il meccanismo. Bene, bravo. Allora sentiamo ancora qualche domanda. Prego. Sì. Anna Spadafora ha una domanda, prego. Ma più che altro era qualcosa che era emerso la settimana scorsa rispetto alla relazione libera. Rispetto a? Alla relazione libera. La relazione libera. Ah, io proprio non ricordo niente della settimana scorsa, quindi. Quando lei diceva che... Tra sabato scorso e oggi, diciamo, è stato un lungo tragitto, ecco. Allora? Quando lei diceva appunto che non può esserci riferimento all'essere o all'avere, no? Sì. E quindi mi chiedevo se ciascuno si trova, diciamo così, si trova a fare senza il riferimento all'essere o all'avere, se si può dire che il fare procede dalla relazione libera. Il fare procede dalla relazione libera, cioè dalla relazione dove non c'è riferimento all'essere o all'avere. Uh-huh.
e altrimenti c'è sempre il rapporto, la d'accordo, coppia. Però lei sta facendo un'elaborazione, non è una domanda. Che è sull'onda della settimana scorsa, sì. Mentre no, ripeto che è un'altra fase questa settimana. Un altro stadio. Allora sentiamo altri. È tutto chiaro per ciascuno questo titolo? Non avete nessuna curiosità? Ah, ecco, Marini, è breve la domanda, eh? Prego. Allora, facciamo due domande brevi. La prima, piuttosto semplice, in quale stadio o esempio di cretinismo lei si è imbattuto durante la settimana per poterla ispirare a questo titolo? La seconda è se lei poteva riprendere quella, alla luce dell'attuale, la distinzione tra paura come sentinella, paura nascente, e paura presa per la coda, la quale amministra un po' quella che è la tombola della vita, parlando di 90, no? E non la bussola. È il gioco del lotto, no? Il gioco del lotto, la tombola, che si sa che il successo è fissato a 90, e quindi circolarizzando, però nella vita... Se la vita è una bussola, c'è la bussola della vita e la tombola della vita, insomma. L'escatologia si occupa della fine ultima, però assistiamo... L'escatologia? Sì. Cosa fa? Sarebbe sì, il fine sì. Ultimo, la logia che si occupa sì, del fine sì. Ultimo. Sì, ecco. Certo. Conclusione, qual è però, la questione? No, se potete fare delle domande, se no facciamo psicodramma. Ma perché rispetto alla paura presa per la coda il fine ultimo viene trattato come il fine immediato? Ecco, questo è... D'accordo. Va bene. Prego. Avvocatessa Costa. Si poteva dire qualcosa, qual è il contributo del cattolicesimo al numero? Alla? Al numero. Eh sì. È vero. Ingegnerati. Prego. E la questione potrebbe essere come accorgersi che il cretino non è l'altro. E da un lato, insomma, no, che sarebbe un po' la questione dell'analisi, forse. E peraltro, per l'escatologia... Mi chiedevo se c'è una distinzione tra l'escatologia, come dire, spirituale,
nel caso delle religioni, oppure escatologia sostanziale nel caso di certi movimenti, certi sistemi politici, cioè escatologia spirituale e sostanziale, oppure mentale, adesso la questione che lei a suo tempo ha. Cioè se l'escatologia si può raggiungere, si può ottenere con modi sostanziali o spirituali, insomma se questo fine ultimo. Ecco. Bene. Poi? Qualche altra domanda? Sì, Ariane Schindler-Holz. Oui. Par rapport à la question du nombre et du chiffre, en quoi la répétition et la quantité sont... Pourquoi la répétition? Répétition et quantité, en quoi peut-être ils sont... plus proche de la question du nombre ou du chiffre, enfin dans cette question, plus par rapport à une question d'analyse entre répétition et quantité et nombre. Quelle est la question? Nombre, quantité, répétition, le chiffre, quelle est la question? Vous demandez tout ça? Oui, ça a un sens, mais j'ai un peu du mal à le restituer. C'est-à-dire que, en termes de, par rapport à la, bon, on pourrait penser que le nombre est plus relatif à la quantité et à la répétition des choses, des questions, de la façon de travailler les questions, une question de répétition. Et est-ce qu'elles sont, en quoi elles sont incontournables par rapport à la qualité? La répétition et la quantité. D'accord. Altre domande? Prego, allora ingegnere Pierluigi degli Esposti. Prego. Le chiedo se questo titolo ha qualche connessione con le elezioni che si terranno domani e dopodomani. Ah, si tengono le elezioni? Dove? Ma da qualche parte d'Italia se ne è parlato. Ah. In Emilia si tengono le elezioni? Cioè i temi che sono intervenuti, diciamo. Questa settimana non mi ero accorto delle elezioni. Altri? Prima che Daniela decida, no? Di rivolgere la sua domanda. Allora, Stefania, dottoressa Persico, che è particolarmente in forma oggi. Allora. Allora, sentirsi in una botte di ferro è una fantasmatica del discorso paranoico? E quali sono... In una botte di ferro? Sì. Lei però non si sente una botte di ferro, appunto. O comunque molto pesante. La questione è non sentirsi in una botte di ferro se è una fantasmatica paranoica. Ah, ecco. Già. Perfetto. Non il contrario. Mm-hmm. Cioè, insomma, chi è tranquillo e chi non è tranquillo. Questa è la botte di ferro. Se c'è la tranquillità o no.
che non ci sia la tranquillità. Che ci sia una ragione valida per l'assenza di tranquillità. Bene. È un'espressione che viene usata di più a Roma, sì, a Roma, sì, a Roma, insomma, questo sentirsi la botte di ferro. Comunque è un'espressione idiomatica, che c'è in italiano, non è che sia, non ha niente di negativo. E la questione è che chi non si sente nella bocca di una botte di ferro, no? Allora, chi è? È certo, un gagierto. In effetti il cretinismo è un pericolo. Basta avere ascoltato a Casini. Quello è il casinismo pure. Allora, Eveline e poi Daniela. Con Daniela concludiamo, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Allora, est-ce que le crétinisme pense qu'il ne manque de rien? Il ne manque de rien. Sì, sì. C'est bien ça. Très fort. Allora, Daniela, con questa domanda concludiamo. Ma rispetto al titolo... In realtà io la conferenza l'avevo preparata, se non che poi ho incontrato Stefania, Daniela, Cirille e la Nadine, che mi hanno detto che occorreva ancora prepararla. Allora, sì. Molto probabilmente la domanda non riguarda quello che avevamo parlato. Comunque mi chiedevo appunto se il cretinismo è solo figlio della, può essere solo figlio della paura, oppure anche quando non c'è un qualcosa, non c'è nessun aspetto del sembiante, insomma, per cui ci si trova cretini, non si capisce. Oppure cioè, necessariamente. Allora, la questione del figlio della paura l'ho capito. L'altra qual era? L'altra? Sì, oppure... Appunto, oppure se un aspetto del cretinismo può essere quando il non intendimento, perché non c'è qualcosa che provoca, qualcosa che motiva, qualcosa che fa intendere. Assenza, sì. Cioè l'assenza di sembiante. Cioè non necessariamente. Cominciamo a ragionare. Può la paura. Cominciamo a ragionare. Posso approfittare? Sì. Mi chiedevo, è una domanda che è sorta ora, mi chiedevo la connessione fra l'escatologia e la scelta. O in altre parole... L'escatologia e la scelta, sì. La scelta. In altre parole, certo. Sembra che la scelta lusinghi, accarezzi coloro che hanno in mente un fine. Certo. Bravissimo. Poi
Proviamo allora o no? O c'è qualche domanda? Proviamo. Piano piano. Cominciamo a fare un po' meno freddo, no? Niente cifra senza numero, niente qualità senza idioma, niente valore senza logica della nominazione. Il numero di Attico è l'apertura da cui procedono le cose, rivolgendosi alla cifra. Il numero triadico è la particolarità con cui procedono le cose. Logica, procedura, esperienza. E niente numero senza cifra. La stessa numerazione non può prescindere dall'istanza di proprietà, istanza di cifrema, e dall'istanza di cifra. L'apertura, la tripartizione del segno, si cancellano idealmente se l'uno si divide in due. Rimbombano. Nulla si capisce e nulla si intende senza la scienza della parola. L'uno procede dallo zero. La processione. E l'altro procede dallo zero e dall'uno. Lo zero, l'uno e l'intervallo. Quindi il nome, il significante, l'altro procedono dall'apertura. La sintassi, la frase, il pragma. La contraddizione è nella sintassi e procede dalla contraddizione che è nella relazione. L'apertura. Il lapsus, la sbadataggine, la cantonata. La vita non è fatale, ma numerica e cifrale. Il fatalismo è dell'algebra e della geometria. Il fatalismo, quindi il vittimismo. Il concetto di vittima veicola il concetto di soggetto. L'ineguale è proprio della scienza della parola. Ma ogni regime si mantiene sul fatalismo. Ognuno combatte contro la scienza della parola. Ognuno. Dispositivo algebrico, dispositivo geometrico. È l'approccio conflittuale. Alla cosa, alle cose, l'approccio conflittuale alle cose. L'approccio
soggettivo. Ognuno combatte contro l'apertura, contro lo zero, contro l'uno, contro l'intervallo. Ognuno combatte contro l'ostacolo assoluto e contro il tempo. E si rende obiettivo e automatico e punta a diventare robot. È il conflitto perpetuo per un eterno ritorno. Ma il numero non consente il ritorno, né dei conti, né dei calcoli, né delle discipline. Nessun numero uguale che rappresenti il segno della buona salute, il segno del bene. Nessun numero uguale che segni la salvezza. L'idea che ognuno ha del numero lo segna, ne segna il destino, senza cifra. L'idea di numero, l'idea che ognuno ha del numero, l'idea di bene. Ma del numero nessuno ha l'idea. È l'innumero. Il numero non si vende, non si compra. Il numero non è temporale. L'aritmetica e la cifratica non hanno referente. Nessun sistema che possa fondare, contenere, racchiudere, contemplare, gestire la parola. Fra il numero e la cifra, la parola agisce. In spaziale il numero, in spaziale la cifra, la nominazione, il numero, l'inconscio, l'ignoranza della vita, l'ignoranza del numero, l'ignoranza della cifra. Lo zero non è fuori dal numero, rientra nel numero. L'apporto di Peano. Zero es numero. Formulario matematico. Le cose. Il numero e la cifra. Le cose. Che siano tante le indica già nella parola. Che siano quante, indica come le cose che si dicono e si dicono perché tante si fanno e la quantità è nel fare. Le cose. Quindi, dicendosi e facendosi,
sono anche quali? Ciascuna cosa entra in un processo di qualificazione. Tripartizione del numero, tripartizione del segno. Il segno segue il numero. Il numero. Quindi la logica della serie. La seriazione procede dal numero diadico secondo il numero triadico. Eppure, per l'approccio conflittuale, ognuno combatte contro il numero e contro la cifra. Ognuno scherza. Scherza e si diverte. Senza la differenza. Crede e immagina che la solitudine sia condivisibile. Condivisibile invece è l'isolamento. Condivisibile invece è l'isolamento. Ognuno è isolato fra isolati. Questa è la compagnia. Nessun insieme, nessun numero uguale fra due insiemi. Il numero non è frontiera né limite. L'automazione è secondo il numero. Il numero non è automatico. Il numero. Nulla che stia sotto. Nessuna sostanza. Il discorso occidentale confisca l'aritmetica, ma il numero non è concetto. E quindi, discorso occidentale, ovvero il modo che ognuno ha di pensare il numero, l'idea che ognuno ha del numero, il concetto che ognuno ha del numero, numerus clausus, circulus virtuosus. Numerus clausus, cioè l'assenza di numero. Virgilio, numero, Deus impare gaudet. Parità, imparità. Giuntura e separazione, armonia in armonia, proporzione in proporzione. Il numero diadico. Il sistema proporzionale presume di sostituirlo, di togliere quindi il 2, di togliere l'apertura.
stabilisce che la proporzione debba fare l'economia dell'improporzione. Sistema quindi dell'armonia cosmica. Ognuno combatte contro la parola e segnatamente contro l'oggetto e contro l'automa. Seguendo l'approccio conflittuale. Seguendo la causa ideale, seguendo il fine ultimo. Ognuno combatte per paura. Per la paura presa per la coda. Ognuno combatte nella finitudine e nella successione. Ma nessun numero è successivo a un numero. Il successore. Chi è? L'idea. Della voce, lo spirito e l'idea che nessuno ha della voce. E l'idea che nessuno ha della sembiante, segnatamente della voce. L'idea che nessuno ha della voce nella sua singolarità. Il numero è senza genealogia. E circola, ed è contagiosa, e si trasmette. Ed è più veloce della luce, la paura. Pronta alle filiazioni, pronta alla genealogia, pronta a combattere. La battaglia secondo che procede dal numero diadico e secondo il numero triadico è la battaglia senza conflitto. Senza soggettività, quindi senza vittimismo, quindi senza soggettività. Il numero come tale? Il numero tale e quale?
La domanda è che cos'è il numero insegue sempre il numero uguale. È la domanda propria dell'ontologia del numero. Quell'ontologia che viene praticata in ogni azienda, in ogni comunità scientifica. E così nell'azienda che non procede secondo il numero, così l'azienda che non procede secondo il numero cerca il numero 1. Cerca l'uno che si divida in due. Lo sdoppiamento, la duplicazione, la moltiplicazione. Cerca la piega dell'uno anziché la piega che attiene, la piega che trovano le cose che si fanno per il malinteso che le contrassegna. L'approccio conflittuale. E l'approccio sempre a folée. A folée. Sempre impazzato. Perché la paura è tanta. E perché per ognuno che la assuma, e ognuno che la assume, è stanco, spossato, abbattuto, prostrato. Sicché parlando si anima. Paura del numero, paura della cifra, paura dell'infinito. Non è la paura questa nascente, è la paura assunta.
la paura resa soggetto. E le frasi si troncano, così le parole, i periodi. Il discorso comprime la sintassi. Chi dunque apparentemente non combatte, chi non combatte, per quella condizione che è l'ostacolo assoluto, rimane in conflitto. Nessuna tranquillità, nessuna botte di ferro. Né l'audacia, né il rischio, né l'entusiasmo, né l'umiltà. Ognuno così combatte con se stesso e con l'altro. E il conflitto sfinisce. Ma nessun numero è finito. L'idea stessa di fine è lontana dal numero e dalla cifra. La definizione del numero è assurda. L'eccellenza del numero è il sembiante. La certezza è matematica. Ovvero la certezza nasce in virtù della funzione di uno nella frase.
in virtù della seduzione dell'uno. Interamente tolte sono la suggestione, la deduzione, la seduzione e l'abduzione. Se l'uno è l'uno dell'ontologia. Se l'uno è l'uno ideale. Da cui dipende l'uno che si divide in due. Per creare il mondo. L'esattezza non è del numero, ma secondo il numero. L'esattezza. Il compimento della scrittura, la legge, l'etica e la clinica procedono dal numero diadico secondo il numero triadico e non possono fare a meno dell'aritmetica. Il numero, la logica, la logica relazionale, la logica dimensionale, la logica funzionale, la logica operazionale, la logica stigmatica, il numero. La relazione, il numero, numero la relazione, numero il sembiante, numero Dio, numero la dimensione. Quindi materia, linguaggio e sembianza. Ognuno ha l'idea del numero, ha la sua idea del numero e combatte contro la parola, contro la vita, è conflittuale, è vittima ed è conflittuale, è soggetto ed è conflittuale con la vita. Ognuno quindi è preso nella numerazione sostanziale, nella numerazione temporale, nella numerazione finita. Ognuno. Ognuno al posto
ognuno che sia soggetto della relazione sociale è imbecille. Ognuno che sia soggetto dell'idea agente o della logica dimensionale quindi al posto e quindi anche al posto o che sia al posto di dell'oggetto o del segno è idiota. Il soggetto della logica triadica è idiota.